Italia beviamo 8 miliardi di bottiglie in plastica all'anno e in Europa siamo purtroppo sul podio per consumo di acqua in bottiglia. Sarà la diffidenza al consumo dell'acqua del rubinetto che ci porta a essere divoratori di plastica e dire che l'acqua del sindaco è spesso di ottima qualità, come testimoniano i parametri chimici e microbiologici. Certo, la distribuzione e l'utilizzo dell'acqua destinata al consumo umano è regolamentata da un decreto legislativo che considera l'ente gestore della rete idrica responsabile della qualità dell'acqua fino al contatore. E poi cosa succede fino al rubinetto? Entrano in gioco il ruolo dell'amministratore di condominio o comunque del responsabile della struttura, i quali sono tenuti a dimostrare e a garantire lo stato di adeguatezza e di manutenzione degli impianti. Cioè, in altre parole, devono garantire che l'acqua distribuita all'interno dell'edificio non subisca alterazioni di tipo chimico o microbiologico. E in quest'ottica si inserisce anche la nuova direttiva europea, pubblicata a gennaio 2021, la quale, appunto, tra le altre cose, introduce la necessità di un'analisi del rischio dell'impianto di distribuzione domestica, quindi fino al rubinetto, proprio a dimostrazione del fatto che sono diversi i fattori di natura sia chimica che microbiologica, ad esempio i fenomeni di incrostazione e di corrosione degli impianti, lo sviluppo di batteri come la legionella e altri, che possono appunto contaminare l'acqua. Un intervento di manutenzione periodica degli impianti e delle analisi di laboratorio sono sicuramente gli strumenti più efficaci per garantire appunto la tutela dei consumatori. Un batterio che vive negli ambienti acquatici e che è opportuno non sottovalutare è quello del genere legionella, la cui prevenzione dal contagio passa attraverso la corretta manutenzione di impianti idrici e climatizzatori. La legionella è un patogeno opportunista, ovvero un batterio che in soggetti suscettibili, come ad esempio persone anziane o comunque già debilitate da altre malattie, può nei casi più gravi portare allo sviluppo di una malattia detta appunto legionellosi, ovvero un'infezione polmonare che in alcuni casi appunto può condurre anche alla morte. Si tratta di una malattia che si contrae per inspirazione di aerosol, quindi di microgoccioline di acqua contaminata, e anche in questo caso appunto le linee guida nazionali suggeriscono una serie di misure, per lo più di manutenzione e gestione appunto degli impianti, per ridurre il rischio, come ad esempio la pulizia periodica dei serbatoi di accumulo, la decalcificazione dei terminali, o anche appunto ad esempio il flussaggio dei rubinetti poco utilizzati. Ovviamente un'analisi di laboratorio presso laboratori accreditati è assolutamente necessaria per valutare poi l'efficacia di queste misure. E ora è estate, cosa c'è di meglio di un tuffo in piscina? Quali pericoli potrebbe mai celare l'invitante fresco azzurro? Sicuramente è opportuno che le piscine vengano sottoposte a frequenti analisi chimiche e microbiologiche delle acque. È assolutamente molto importante perché le piscine costituiscono appunto un luogo dove ci sono diversi rischi di natura sia chimica che microbiologica. Non a caso sono diversi i casi registrati appunto di irritazione o comunque di infezioni cutanee. E in quest'ottica appunto la normativa prevede dei controlli sia sull'acqua di approvvigionamento, quindi l'acqua che viene utilizzata per il riempimento della piscina, che quindi deve sottostare alla normativa delle acque potabili, quindi il decreto 31/2001, e sia sulle acque di vasca, ovvero le acque appunto che entrano a diretto contatto con i bagnanti e che devono sottostare invece all'accordo Stato-Regioni del 2003. È necessario che vengano eseguite delle analisi sempre prima dell'apertura della piscina e poi almeno con cadenza mensile. Tutte queste analisi è opportuno che vengano svolte in regolamentari laboratori accreditati a CREDIA, ovvero l'ente unico nazionale designato dal governo italiano alla verifica di indipendenza e imparzialità degli organismi di certificazione e analisi. Un laboratorio di prova accreditato da un ente unico di accreditamento, che nel caso del governo italiano è Accredia, è garanzia fondamentalmente di imparzialità e di trasparenza. Vuol dire che il personale che viene assunto deve avere determinati requisiti. Vi è una supervisione continua da parte del responsabile laboratorio circa l'attività eseguita dai tecnici di laboratorio e un monitoraggio continuo delle competenze attraverso il superamento di determinate prove. Oltre a questo, l'accreditamento attesta la conformità e l'idoneità delle strutture e quindi dei luoghi del laboratorio, l'idoneità dei materiali utilizzati, la conformità della maniera in cui vengono manipolati e conservati, la strumentazione utilizzata. Essere accreditati significa anche imparzialità,
Cosa vuol dire? Che il lavoratore deve dimostrare di essere avulso da ogni possibile pressione di tipo commerciale e relazionale da parte del personale. Una cosa importante dell'accreditamento del laboratorio è anche quella di dimostrare sempre trasparenza e riservatezza. Infatti un laboratorio di prova accreditato è vincolato legalmente e responsabile della divulgazione delle informazioni di cui può venire a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività. Quindi chiaramente deve innanzitutto garantire al cliente di mantenere la massima riservatezza. Laddove invece dovesse per necessità divulgare le informazioni, deve sempre prima comunicarlo al cliente. Inoltre, siccome il laboratorio deve attraverso metodologie precise valutare la conformità o analizzare la conformità di un determinato prodotto, il fatto che sia accreditato quindi determina quindi un alto grado di affidabilità dell'analisi prodotta. Quindi un laboratorio accreditato dà garanzia anche di qualità di questa analisi prodotta. Quindi un laboratorio, diciamo, che garantisce qualità, garantisce precisione, garantisce però anche minori rischi per il consumatore, per il cliente, perché l'assicurazione di validità dei risultati, grazie a questa osservazione della qualità e della sicurezza del risultato, garantisce anche appunto un'alta affidabilità. Un laboratorio accreditato è sorvegliato almeno una volta all'anno da parte di Accredia, nella quale si vanno a verificare come vengono svolte le attività per la norma che si utilizza e se vengono applicate in maniera corretta. Per ricapitolare, essere accreditati come laboratorio di prova è garanzia per il cliente e soprattutto per il consumatore di qualità e assicurazione della validità del risultato, quindi minori rischi.